Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, questo sarà un nuovo video tutorial su questo trucco per Halloween. Ma dai, ma davvero sì, per Halloween. E è un trucco sicuramente più veloce rispetto a quello della bambola dell'altra volta, soprattutto se siete degli uomini. Magari è meglio per gli uomini che per le donne, fate molto prima. E non è nemmeno difficile da realizzare, cioè dovete mettervi lì soltanto a tingervi tutta la faccia e poi divertirvi magari nel realizzare le parti che volete fare diverse rispetto al vostro viso con magari la cera teatrale. E sicuramente le lenti a contatto fanno tantissimo, quindi vi consiglio comunque di comprarvele magari se volete fare una festa o qualcosa di questo tipo qua. Quindi io vi lascio al tutorial e vi auguro buon Halloween e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Allora, bisogna cercare di farsi i capelli il meglio possibile, quindi prendo del gel qualsiasi, prendo e appiattisco le cabellos. Insomma, più o meno in questo modo qua. Si vede? Tanti capelli sparsi in giro. Eccoci qua. A questo punto abbiamo bisogno di uno scalpo. Cioè uno scalpo, un coso di plastica di questi qua che servono tipo per Halloween o per carnevale. In questo caso io ho trovato soltanto questo che ha le verrughe sulla fronte, che non sono la cosa più bella di questo mondo, però intanto proviamo a vedere com'è la forma. Qua, che perché è l'unica colla che ho in questo momento, quindi speriamo attacchi. Vado. Oh, Madonna. Tipo, avremo bisogno comunque di la cera. Cera per teatro, cose di questo tipo qua, che sono che è una cera abbastanza dura. Allora vi faccio vedere, ecco, che è molto dura, cioè no, non si plasma tanto bene lì per lì. Poi utilizzandola, cioè scaldandola, diventa più morbida. E quindi la utilizzeremo tra un po', appena mi secca questo. Allora, abbiamo appioppato anche sto lato qua dello scalpo, speriamo che si secchi e che si incolli. La Horror Flash, che ho usato anche nell'altro tutorial, e vado un pochino a stenderla sulle sopracciglia. In questo tutorial non mi interessa tanto quanto l'altro coprirle benissimo le sopracciglia, perché comunque per la maggior parte sarò nera, quindi non è che si veda un po'. Thank you.
Come sapete, oramai per velocizzare il processo di asciugatura a cipria. Allora, poi col makeup applicator nero, cioè una penna semplicemente che ti tinge di nero, vado a fare. Thank you.
Allora, dopo tutto sta baradam abbiamo messo le lenti, cosa che vi consiglio, se voi non siete ciechi come me, vi consiglio di metterle prima di fare tutto sto lavoro, perché poi è un problema bello grosso mettere queste benedette lenti. Quindi, abbiamo messo le lenti a contatto, bianche, che poi stanno diventando rosa, però sono bianche, e basta, quindi cioè, vi dovete un pochino sbizzarrire tra... cose tipo in plastica che volete rifare con la cera, oppure colori, insomma quello che volete voi, dovete un pochino fare quello che vi piace di più. E quindi niente, questa qui è la mia seconda proposta per Halloween. Sicuramente un ragazzo è molto più avvantaggiato rispetto a una ragazza, perché magari se parte con i capelli corti già le cose vengono meglio. Quindi spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi mando un bacione, anche se da me probabilmente adesso non lo vorrete, perché insomma faccio un po' schifo. Quindi ci vediamo presto nel prossimo tutorial, ciao!